tecniche di management applicate al settore sanitario, gli ospedali per intenderci. E io oggi in particolare vorrei parlarvi di una, l'utilizzo del buffer, una tecnica molto preziosa. Cos'è il buffer? Si tratta di un luogo, fisico o non, dove dei soggetti, al termine di una fase di un processo, sostano momentaneamente prima di passare alla fase successiva. Esistono tre tipologie di buffer. La prima è la più comune, la più semplice, che è il buffer fisico di prodotto, il magazzino. Nel settore sanitario un esempio lo troviamo in farmacia. Io posso recarmi dal farmacista a chiedere un'aspirina e lui magari l'avrà già sul bancone e potrà darmela all'istante. Dopo di me può arrivare un altro cliente a chiedere la stessa aspirina e il farmacista sarà in grado di dargliela perché l'ha nel suo magazzino. Può essere uno scaffale, un armadio, non importa, l'importante è capire che il buffer ha aiutato il farmacista a rispondere ad una domanda, cioè alla richiesta dei suoi clienti, anche se questa domanda magari era diversa da quella che lui si aspettava, ovvero incerta. Poi sarà il ruolo del manager quello di capire qual è il numero ottimale di farmaci da tenere nel magazzino. Tuttavia, questo tipo di buffer non è sempre utilizzabile. Immaginate di recarvi in ospedale per una visita medica, in pronto soccorso per esempio. Bene, lì cos'è che riceviamo? Non è un prodotto, un oggetto fisico, è una prestazione, un servizio da parte del medico e che non può essere immagazzinata. Cosa andremo ad utilizzare allora come buffer? Il secondo tipo di buffer, un buffer che viene chiamato buffer di capacità, un buffer di risorse umane. Il manager assumerà un sovrappiù di risorse, di personale sanitario, che sarà lì in attesa di eventuali picchi di clienti in arrivo durante la giornata. Tuttavia, c'è un terzo caso in cui anche questo tipo di buffer non può essere utilizzato. Per parlarvene, voglio che vi richiate con l'immaginazione in un'altra area dell'ospedale, che è un'area molto affascinante, quella della donazione di organi. In quest'area il buffer fisico di prodotto non può essere utilizzato perché organi come il cuore e i polmoni hanno una durata limitata, non una vita eterna. Il buffer di capacità di risorse umane non è eticamente utilizzabile perché vorrebbe dire immagazzinare delle persone decedute in attesa che qualcuno chieda esattamente quegli organi. E quindi si ricorre al terzo tipo di buffer. Diciamo che più che altro i manager accettano la realtà e ricorrono a un buffer di tempo. Le persone che hanno chiesto degli organi vengono messi in lista d'attesa. Ed ecco, voglio che capiate che è il tempo il concetto chiave del buffer. Nel primo caso, nel buffer di prodotto, chi attende è il farmaco che prende polvere nel magazzino. Nel secondo caso, chi attende sono i medici, che aspettano seduti che arrivi il paziente. Il terzo caso, quello del buffer di tempo, è quello che ci tocca di più, perché i protagonisti del tempo siamo noi. Siamo noi pazienti che richiediamo degli organi in donazione e a cui è chiesto semplicemente, purtroppo, di aspettare.